300.000 iscritti, mi faccio pelato. Signori, signore, sono Luca Campolunghi, lui è Coco Campolunghi, nonché il nuovo cagnolino che ho regalato a mia sorella. A proposito di mia sorella, oggi sono venuto a Carrara per capire un po' di cose. Adesso convive con il fidanzato, quindi io farei entrare in scena mia sorella Elisa. Prego. Ciao ragazzi. Buongiorno. Ciao Cochito. Sono qui con Cochito, si sta comportando bene? Sì, è bravo, è il cagnolino più bravo di tutti. Comunque oggi non siamo qui per parlare né di me, né di Coco, né di te. Ah. Oggi sono venuto qua un po' da fratello geloso, diciamo. Perché? Perché tu sei andata via, cioè vivi a Carrara, in Toscana, sei lontano da me, lontano dalla famiglia, per amore. Esatto. E io da buon fratello devo controllare se tutto va bene, se lui ti ama veramente, che vita fa, che tipo è. Esatto. Simo, prego, si sieda. Buongiorno. Si sieda. Posso dire una cosa? Coco Campolunghi, non lo so, a casa mia. Sta marcando. Ehi! Oggi sei qua per un test. Cioè, oddio, sono io. Bisogna essere seri. In teoria sono io l'intruso in sta casa, però. Va bene. Sono venuto qua perché giustamente tu ci hai rubato mia sorella da casa nostra. Sì. Ah, pure con tono arrogante. Certo. Me la sono portata via. Cosa lì? Anzitutto partiamo da una domanda molto molto semplice. Perché hai chiesto a mia sorella di venire a convivere con te? Quali sono le motivazioni? Perché mi serviva qualcuno che mi aiutasse a star su di morale o comunque a tranquillizzarmi dopo gli allenamenti e dopo le partite. Ecco. Allenamenti, partite, perché cos'è che fai tu? In teoria provo a giocare a calcio. A fare il calciatore. Ah, calciatore te lo sei preso? Provo. Dove giochi? A Carrara. Giustamente. Scusa, quando tu ti alleni, giochi, sei in giro così mia sorella rimane qua da sola. No, c'è Coco. Sì, perché ci ho pensato io a Coco. Vabbè, che tu fa? Primi mesi stava qua da sola. Non ti sentivi in colpa che la lasciavi da sola? Un pochettino. Quando hai capito, ok, posso fare il calciatore professionista? Quando sono andato a Napoli. Hai fatto le giovanili a Napoli? La primavera. Poi però mi è sparita la consapevolezza. Perché? Perché ho passato un anno brutto. E poi mi è tornata quando ho conosciuto lei, a San Giuliano. Ah, quindi è pure... Sono stata io. È proprio un paracolo. È proprio un paracolo. Niente, oh. Ti stai, la sua forza. Stai rispondendo a tutto bene, incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Sostanzialmente, convive con te perché? L'amo. L'ami? Sono parole forti, lo sai. Sei convinto, la sono convinto. Cioè, sono convinto. È la donna della tua vita? È la donna della mia vita. È la mamma dei tuoi figli? Ora no. In futuro sì. In un futuro sì. Come vi siete conosciuti? Ma devo risponderti solo io? Con te sto parlando. Ah. Siamo conosciuti grazie a Robby Campo Show. Mio papà. Sì. Cosa ridi? Vai. E nulla. Siamo conosciuti una sera e... Eh? Il giorno dopo a pranzo era a casa vostra a mangiare, quindi. Cos'è successo quella sera? Niente, invitato dalla Robby Campo Show. Quella sera quindi niente, no, ti ha toccato. Siamo conosciuti e basta. Ho parlato più con. Hai conosciuto papà, il nonno e la mamma. Subito? Sì, sì. Me. Cioè, subito? Tu conosci un ragazzo e presenti tutta la famiglia? No, no. Ho conosciuto prima loro. Ho conosciuto la famiglia e poi la ragazza. Ok. Dopo quante volte che siete usciti hai baciato mia sorella? Una. Subito? Sì. Cioè non la sera che ci siamo non conosciuti. Non la sera che ci siamo conosciuti. Quella dopo. Quella dopo. Dopo una sera. Cioè subito? Pronti via? Mi ha passate due settimane. E quali erano le tue intenzioni? Avevi intenzioni serie o...? Sì, sì, subito serie. Simo? Sì, sì. Cosa ti ha fatto innamorare di mia sorella? Devo dirti la verità? Allora, cosa mi ha fatto innamorare la persona che è? Però... Sta facendo il paraculo. No. L'ho sempre detto. Però... Però? Mi piace il fatto di vederla crescere insieme a me, passo dopo passo. Ma guarda, è proprio un paraculo. Vabbè, mi piace come risposta. Pensi che lei ti ama perché? Non lo so. Perché lo ami? Il suo modo di fare, il suo carattere. Il suo modo di fare in che ambito?
carattere, come mi trattava. Dopo quanto? Tanto. Dopo quanto avete iniziato a essere più intimi? Non mi ricordo. Simo? No, dopo... Due mesi e mezzo, tre mesi. Ah, bravo. Sì, sì. Un mese e mezzo, tre anni. Ah, quindi hai pure aspettato. Quindi ci tenevi veramente. No, nel senso, ci tenevo veramente. Cioè, tuttora, nel senso. Da quanto state insieme? Quasi due anni. Che giorno vi siete messi insieme? Non l'abbiamo un giorno. Però ti ricordi il giorno in cui... Il 13 maggio. Bravo, amore! Sei consapevole che la convivenza è un grande passo? Sì, grandissimo passo. Cioè, sei consapevole che magari va a giocare all'estero, magari va a giocare in Champions League, e sai cosa vuol dire? Che poi ha tante donne attorno. Quello mi spaventa. Ah, quella è la cosa, ecco, che mi spaventa di più, ma io sarò sempre lì. Anche quando andrai in trasferta? Sì. Ma se mi ha detto che quando è in trasferta tu rimani a casa? Per tu poi, sai cosa fa quando è in trasferta? Devi farmi queste domande. Bisogna... Io sto a casa a sperare che... Ti scrive? Sì. Quando gioca ti scrive? No. Ah, perché no? Perché sta giocando, lo vedo dalla tele. Quello è vero. Ti guarda secondo te? Ma che... Sì che lo guardo. Che ruolo fa? Terzino destro. Terzino destro, se giocano con 3-5-2 non esiste il terzino destro. Il quinto. Di destra o di sinistra? Di destra. E a sinistra? Ciccone. No. Quindi hai conosciuto tutta la mia famiglia? Tutti. Anche i nonni? Tutti. Zii? Sì. Cosa pensi dei miei genitori? Che sono dei grandi. Mi hanno fatto conoscere tua sorella. Ah, ti hanno fatto l'assist proprio. Certo. Tapin. Sei il gol della merda FIFA? Uguale. Tu hai detto che speri un giorno di essere il papà dei figli, sì, di mia sorella. Sì. Quindi hai intenzione anche di sposarla? Sì. Entro quanto? No. Posso dirvelo? Non posso dirtelo, se no non è più una sorpresa. Ah, quindi c'è l'idea di... Certo. C'è l'idea della proposta. Io che ne so. Boh? Non so nessuno. L'anello? Prima lo fai vedere a me, quando lo prendi. Lo valuta? Perché tu sai i suoi gusti, fallo vedere prima a me e poi a te. Ti ho interpellato? C'è Alice dietro il telefono, ragazzi. Prima valuto, okay, se è un anello che ne vale la pena per mia sorella. Almeno da... 50-60 mila euro nemmeno lo guardo? Nemmeno io. Nemmeno io. Se vedo il prezzo, nemmeno io. Vado su un altro direttamente. Più economico. Quanti figli vorresti? Due. Maschio e femmina. Nicolò e Ginevra. Distanza 2 anni l'uno dall'altro. Abbiamo fatto questo. Come abbiamo già fatto? Cioè, nel senso, abbiamo scelto i nomi, distanza, cioè... Cioè, già avete scelto i nomi? Sì, sì. Sì, sono due maschi. Ma l'abbiamo scelto tipo dopo un mese che ci... No, vabbè, un mese no. Cioè dopo un mese già pensavi alla incinta? No, e se due maschi come li chiami? Leone. No. Nicolò e Leone. Sai che mi dovevo chiamare Leone io? Davvero? Sì. Se lo chiami Leone potresti farlo in mio onore. Certo. Sarebbe per quello. Leone Zanon. Madonna, Leone Zanon. Cattivo. Mamma mia, questo è il fulgato. Nel ring leonizzano, un italiano forte, figlio di un calciatore che mangia molte torte. Ti piace viaggiare? Molto. Sai che sei un calciatore, quindi c'hai 2 settimane di vacanza a giugno. Infatti, tra le 2 settimane andremo da qualche parte. Quest'estate andiamo... No spoiler. Ah, già avete organizzato anche il viaggio? Se devi immaginare un viaggio di nozze, dove la porteresti? Maldive. Ti andrebbe bene? Bello, sì. Mori, magari devi farla. Ok, te dai, se devi fare la pipì vai giù un attimo. Che squadra tifi? Milan. Bravo amore! No, no! Ma cazzo, ma perché gli avete messo la pressione? Ma che schifo! Fuori. Ma no. Scusa, ma stava pisciando tranquillamente, gli avete fatto gli applausi! Bravo amore! Te l'avrebbe fatta addosso se non te l'avessi detto. Coco! Cosa gli dai il premio? Coco! Scusa, No, figurati. Coco, ehi, che bravo però. Tu convivi con un milanista? Sì, infatti guardo tutte le partite. Stai diventando milanista? Tipo per Leao. Perché ogni volta che vedo una partita del Milan, Leao segna. Ma se non segna da...
Ma non segna da 6 mesi, ma che partite vedi? Sono andata. Ma che partite vedi? Ma non segna da 6 mesi. Infatti non le vede sono mai, andata 2 volte allo stadio a vedere Milan. Lecce? Dove e Fiorentina. Lecce e Fiorentina. Ah, lo stadio. No, ma anche qua aveva segnato. Qua, Carrara. Stadio di mare. Carrarese Milan. Comunque, no, dai, allora, c'è una cosa positiva. I milanisti hanno una mentalità vincente, quindi... Devo essere sincero, adesso esco un attimo dal personaggio fratello geloso. Devo ammettere che sono contento. Sono contento che mia sorella abbia trovato nella sua vita un ragazzo come te. A parte gli scherzi, sei veramente un bravo ragazzo. Si vede che hai la testa sulle spalle. Da quando mia sorella sta con te è la ragazza più felice del mondo. E per me vedere mia sorella felice è la cosa che mi dà più soddisfazione in assoluto. C'è sempre il sorriso a 360 gradi da quando sta con te. Devo essere sincero, quando mi ha detto che voleva andare a convivere con te, io sono stato il primo a dire vai, perché si vede che Simo ti vuole bene. Vi auguro veramente di avere un futuro insieme. Spero di averti come cognato ufficialmente un giorno. Ok. Anch'io spero di avere Alice come cognato ufficialmente. Tempo al tempo. In calma. E niente, ti voglio bene. Anche io. C'è poco da fare, ti voglio grazie bene. Per... Non ce la faccio a fare la parte del fratello geloso. Ho provato a fare il duro, ma sei troppo bravo. Ti auguro soprattutto a livello sentimentale di avere un futuro con mia sorella e a livello personale ti auguro di avere una carriera veramente... Orea. E ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni. E... Al mio fianco. Anche perché sennò questa qua dopo 2-3 anni... Ma non è vero, no, smettila. No, no, sento 2-3 anni non hai serie. Cioè, non è che possiamo perdere tempo. Esatto. Quando andate fuori a cena, chi paga? Lui. Brava, lui. Brava. La casa, fai le altre domande. La casa, chi la paga? La casa, chi la paga? Lui. Brava, vedi. Sì, ma io pago la spesa. Io faccio la spesa. Quando vuole. Una volta ogni tanto, quando vuole. No, io la faccio spesso, cioè quasi sempre. Poi ogni tanto gli dico, vabbè, ma è lui chi paga la casa. Adesso te lo chiedo io, chi paga la casa? Metà. La spesa? Metà. E ce ne fuori? Io. Ma vai a casa, ma smetti! Ma smetti! Ah, dipende, chi c'ha voglia offre. Ah, comunque. Quindi stasera che andiamo fuori a cena noi quattro, chi offre? Luca. Sì! Basta con questo stereotipo che devo sempre pagare. Ma non c'è mai fatto, mai ce l'hai due. Allora, intanto io... ho offerto una cena a Napoli e tu ancora non l'hai offerta. Ah, è vero. Ma non ho offerto la cena. A noi quattro. No, è vero. Vabbè, pagherò sta cena. Sì. Hai fatto, bravo. Cochito, ufficiale, per noi è un grande sì. Sì. Quindi lasciamo la Eli qua, va bene? E tu rimani qui con loro. Anch'io rimango qui. No, tu vieni su con me. Comunque. Sì. Quindi fatemi sapere se il ragazzo di mia sorella, il grande Simo, vi piace. Iscrivetevi al canale, commentate, condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, fatemi sapere se volete un video anche con Coco.